tutta, diciamo, la sua opera sottolinea e mette in primo piano davvero proprio l'importanza dello statuto della parola. Ecco, vorrei usare una terminologia pesante, proprio lo statuto della parola, denunciando ovviamente, esplicitamente, non implicitamente, il limite che è il condizionamento che proprio tutto l'apparato logico, conoscitivo, quindi linguistico anche della nostra società contrassegna e porta come naturalmente problema da superare da un punto di vista appunto logico-conoscitivo, da un punto di vista espressivo, ma addirittura ovviamente da un punto di vista socio-economico e quindi culturale tout court. Perché dice la parola è diciamo, l'elemento che crea uno spazio e un tempo proprio della consapevolezza femminile. Quindi diamo la parola alle donne e lo farà ovviamente dentro la sua produzione narrativa, in particolare, come vedremo, dare la parola a Marianna Ocria significa ovviamente dare la parola a una figura che è femmina e mutula, cioè ha due elementi di handicap assolutamente, come dire, da baratro, perché è prima di tutto donna e poi addirittura muta, quindi la parola, andiamo a vedere che cos'è la parola per Dacia Maraini dentro questa figura femminile, che consentitemi di dire è forse la figura femminile più importante dentro la narrativa di Dacia Maraini, che ruota un po' attorno a questo romanzo. Gli altri sono altrettanto importanti, sicuramente meno significativi. Però ecco, ancora un'altra volta, un'altra cosa da dire, che i libri di Dacia Maraini sono libri esemplari perché generalmente propongono storie private che diventano ovviamente squarci di vita quotidiana delle donne che non solo ha conosciuto, ma le donne che vivono nel momento in cui lei scrive. E l'esigenza proprio quindi di rappresentare la memoria, ma anche l'andirivieni della memoria e della sua coscienza si dilata proprio a partire da un rapporto controverso con il padre e con la madre, su cui vale la pena almeno di soffermarsi un momento. Cioè il padre è diciamo inizialmente per Dacia, bambina e adolescente, il mito. Assolutamente, beh, il padre è uno dei più grandi etnologi italiani, la madre è una contessa nobile, anche di grandissima personalità, di grande spessore, ma ovviamente il padre è veramente l'obiettivo primario della sua infanzia. Dice: era un padre volante il mio, una specie di sogno irraggiungibile, desideravo sempre la sua presenza, la sua bellezza. Per lui ha all'inizio davvero un desiderio morboso, quasi vorace di presenza. La madre, e questo ci ricorda, diciamo, anche il romanzo da cui siamo partite in questo percorso, in fondo padri e madri normalmente vengono poi rovesciati nell'identità. Semilla Leramo ha lo stesso attacco, insomma, nel suo importantissimo romanzo Una donna, le dice: io, diciamo, lo veneravo, mio padre mi venerava unica, cioè io ero la prediletta, ma addirittura sappiamo che Sibilla, cioè vabbè, Rina Faccio, si taglierà di giù i capelli, si vestirà da maschio per assomigliare di più possibile a questo padre. Ecco, la madre le dice, virgoletto, come se non ci fosse. Ed è il disorientamento per questa assenza, che è una presenza in realtà, esce proprio in quella prima raccolta poetica che è Crudeltà all'aria aperta, di cui io vi ho fotocopiato, riprodotto due brani, perché quello che io un po' rimprovero anche alla critica su Dacia Maraini è che non si parte mai da questa produzione poetica, che è fondamentale, fondamentale per capire non solo tutto il suo percorso, ma per capire il suo rovesciamento identitario, che è la linea di partenza, diciamo, per la sua analisi. E c'è una poesia che si intitola appunto Madre canina, che stupisce per l'ostilità che vi sgorga. La madre è oggettivizzata nei versi introduttivi con immagini animalesche, quasi a contrassegnare una distanza che la relega alla pura funzione biologica.
E quindi è una funzione che è assolutamente priva di autonomia morale o psicologica. Dita canine, madre, moglie, bue. E nei versi ancora successivi, ve li dico quando sono arrivata ai vostri, appellata madre, generatrice, ancora questa sottolineatura di questo involucro, insomma, in cui è nata, ma che non ha identità. Quindi, tra l'altro, dentro una ciclicità che impedisce ad ogni donna di avere un'identità. Perché? Perché quello che avviene in questa raccolta che è del 66 e che anticipa, vi assicuro, tutta una riflessione dei movimenti femminili che poi si rappresenteranno ed esprimeranno nel 68 e negli anni seguenti, è proprio quello di rifiutare la sovrapposizione dell'identità materna con la propria identità di figlia. Dice: io ricordo tutto. Ecco, questi sono i versi che voi avete. Anche l'odore del tuo mestruo e il sapore delle guance affaticate. Mi viene giù un rivolo di pene, non vorrei chiamarti nemica, da quando hai perso la coscienza, da quando l'hai resa calcarea e scintillante come la perla dei tuoi bronchi, da quando la tua inerzia ti ha rammollito i fianchi, da quando in un prato disteso e secco della tua ariosa testa non giochi più. E neghi paurosamente chinandoti sull'orifizio della mortalità e della delusione dei sensi. Ecco, madre canina, io ricordo soprattutto il ciclo mestruale, quel ciclo che segna l'identità biologica, naturalmente, di una femmina. E dice: ho per te assolutamente pena, perché in realtà non esisti, non hai nessuna identità, ti sei lasciata andare, l'hai resa calcarea, cioè sei resa statua. Inconsistente. Ecco, devo dire che il tragitto di riconciliazione col materno nella produzione letteraria della Maraini si registra per tappe successive di riavvicinamento. Scusate, vi dicevo prima il discorso di anticipazione che Dacia fa rispetto a quello che è il movimento, il primo movimento femminista, se volete, negli anni 68-70, che parte proprio dal rifiutare l'idea della maternità. Da rifiutare la maternità come gabbia identitaria, come gabbia, diciamo così, erede, appunto, Sibilla Aleramo diceva, donde scende il sacrificio per cui noi dobbiamo essere soltanto contenitori. Ecco, il primo movimento, diciamo, politico femminista rifiuta l'idea della maternità appunto come gabbia di un patriarcato che si riproduce come modello nel momento della maternità. Ecco, ovviamente voi sapete che poi tutta la riflessione, soprattutto delle filosofe, citiamo come sempre Dioti, ma Verona, soprattutto Luisa Muraro, ci porterà a riflettere molto sull'identità della madre e soprattutto sull'importanza della madre e sul ruolo che la madre può avere anche come momento di riflessione storica ed ideologica rispetto alle figlie che vivono, diciamo, questo rapporto. E allora, il tragitto di riconciliazione col materno nella produzione proprio della Maraini si realizza per tappe successive di avvicinamento, proprio a ridosso della sua militanza femminista, a ridosso della sua partecipazione a queste battaglie, che tra l'altro lei incarna anche, non solo nei suoi interventi, ma anche per esempio nei due meravigliosi progetti teatrali. Esiste ancora il Teatro delle Maddalene, tra l'altro gestito da donne a Roma. Comincia ad esaltare, diciamo così, non più le virtù muliebri tradizionali, lei dice, basta con l'idea appunto santificata di questa madre che non ha niente di eversivo, ma è soltanto soggetta, diciamo, alle leggi tradizionali, e soprattutto, diciamo, polemizza con questa che è la capacità di soffrire tacendo, e proprio perché lei vuole che la voce, la parola esca da queste donne, esca da questa gola contorta, rattrappita, appunto, calcarea, diceva di sua madre. E nella raccolta successiva, molto bella, devo dire, che è Mangiami pure, del 78, in una poesia che si intitola Demetra ritrovata, qui ovviamente l'immersione nella mitologia è una strada molto importante per Dacia Maraini. Viene dedicata appunto a richiamare la voce materna come una presenza che può garantire un recupero dell'autenticità femminile e quindi rielabora il ratto Proserpina, scusate, come un atto di violenza maschile. Proserpina viene strappata alla madre e portata agli inferi
come atto di supremazia maschile. Demetra la salva, patteggia, la salva, la porta ad essere che cosa? La primavera, cioè l'origine di nuovo del mondo e della natura. E allora, pur non accettando ovviamente completamente le leggi della madre, però rievoca la sua voce come antagonista della voce paterna. In questa, sono 10 anni, ovviamente, 66, 78, 12 anni, che sono anni molto importanti per le donne, diciamo, non solo in Italia, ma in particolare per lei, ovviamente, e riscopre il grembo materno come luogo di un'esistenza prerazionale, ancestrale, dove è ancora possibile recuperare la vera, unica autenticità femminile. E sappiamo poi che, tra l'altro, nel 74, prima di Mangiami Pure, credo che ci sia tra l'altro qui se non mi sbaglio, aveva dedicato la raccolta Donne Mie, che è una raccolta assolutamente dedicata alla rinascita, alla riscoperta e al risveglio, diciamo, dell'identità femminile. Ma vi leggo, appunto, ve l'ho riportato, un pezzo di quella Demetra ritrovata. Tutto è cominciato in quei giorni di lucore infantile, fra peschi in fiore, piccoli dolci verdi alla menta. È cominciato con la storia di una figlia campesina e di un padre sportivo che cantava l'internazionale dentro struggenti stanze di una casa borghese, fra pareti dipinte e un odore di medicine dedicate. L'acqua bolliva su una spiritiera smaltata e la febbre mi incantava la gola fredda. È lì che un giorno ho perso mia madre, Demetra, per correre incontro a uno sposo dai denti di ghiaccio e l'alito di fichi secchi. È lì che ho abbandonato le mie sorelle per nascere dalla testa di mio padre. Guardate quanta mitologia. Il bello e savio navigante del cielo, nuova Atena, priva di mistero, conservatrice delle leggi democratiche. È lì che ho amato giocosamente, senza gloria, con umiltà feroce ed ingenua, il dio uomo che mi carezzava le guance con dita di latte e mi parlava con voce adulta di verità e di onore, che mi guardava con occhi di vecchio, lustri occhi neri di bambino padre, dal cuore lento ed asfittico e incolore. Ho lasciato che mia madre mi fasciasse la testa malata d'amore, stringendomi mummia sepolta sotto i teli della sua tenerezza carnale di genitrice. Ho lasciato che mi baciasse i piedi come un carbonaio dalle dita nere e gli ho dato un calcio vaporoso nel petto gonfio di minestra calda e l'ho lasciata una volta per tutte nel suo letto di sangue e spezie, sconfitta e istupidita, senza terrore, eppure muta da sempre della mutezza cristallina di tutte le donne. Guardate quella mutezza cristallina, quanto è cristallina il silenzio che in realtà è luminoso di cristallo. Demetra mi ha cercato urlando per i monti dell'infanzia straniera, mi ha cercato lungo la costa dell'adolescenza infiammata senza trovarmi. Demetra, madre innamorata, resa savia e immortale dalle richieste dei padri che da lei vogliono campi dalle spighe ripiene, vogliono fiumi carichi di pesci luccicanti, pianti pesanti di frutti stregati. Demetra correva, lupa marina con occhi rosi, cercando la mia coda lustra dietro ogni roccia o cespuglio della penuria invernale. Ecco, io vabbè, vi ho letto qualche strofa, ma credetemi, è un poemetto con questo nucleo di poesie di una bellezza straordinaria, che secondo me ci porta davvero a capire chi è davvero, chi era o chi è stata Dacia Maraini. Qui, anche dalla lettura, la ricchezza anche del vocabolario, la ricchezza delle immagini, la ricchezza anche di questo ripescare la mitologia e dire appunto io l'ho mollata questa madre seguendo questo padre incantato, però lei non mi ha mai mollata. Mi ha cercato la mia coda lucente di furetto che scappavo proprio con occhi rosi, così come Demetra aveva inseguito cercando Proserpina. Ecco, questa mitologia, questo recupero della mitologia, io credo che sia un'apertura straordinaria proprio nei confronti di quel rapporto madre-figlia che va ricostruito, ma che la madre comunque in nuce conserva e sa che deve raggiungere questa figlia per dargli quell'eredità da cui poi lei riuscirà a rinascere salvandosi dal mito del padre che azzanna, pur essendo lucente e affascinante.
Ecco, di seguito proprio la soluzione del conflitto madre e figlia appare assolutamente più esplicita ancora nel personaggio di Elettra, che tra l'altro è la protagonista, diciamo, di una riscrittura ancora, di una revisione, se volete, dei miti del passato, che si chiama Sogni di Clitemnestra, è del 1981, che è una riscrittura femminista dell'Orestea di Eschilo, e che ovviamente si esplicita propriamente senza dubbi anche in Bagheria, il romanzo del 93, in cui incontriamo un ritratto materno totalmente opposto a quello di crudeltà. E questo per darvi l'idea anche di come proceda questa ricerca. Finché lei non tornava, scrive Dacia Maraini, lo avete questo passo, non riuscivo ad addormentarmi e pensavo a una rapina, a un sequestro. Era così bella mia madre che chiunque avrebbe potuto rubarla, pensavo girandomi nel letto. L'idea che crescendo la faceva invecchiare mi dava degli orribili soprassalti di colpa. Cercavo di non crescere per non farla invecchiare. Mia madre, dalla bellissima bocca di geranio, avrebbe continuato a chinarsi eternamente su di me, raccontandomi la storia delle tre mele arance. Guardate questa descrizione così delicata, ma anche un sentimento che pervade le figlie. Io cresco e tu invecchi, giuro, io ho compiuto 70 anni 2 settimane fa e devo dire che sono entrata nel panico, nel senso che ho detto mamma mia che brutto numero, un numero tremendo, terribile. E io ho pensato proprio a questo, involontariamente naturalmente, o volontariamente, oddio, vedrò i miei nipoti crescere mi devo accontentare di questo. Cioè l'idea appunto che chi cresce lascia. Trascina indietro necessariamente, ma è un pensiero, devo dire, molto delicato, perché poi la descrive non più come le dita canine di prima, ma la bocca di geranio, che è il colore, diciamo, di questa bocca, la donna bellissima, tra l'altro, la mamma di Dacia Maraini. Io non vi racconto la storia di Dacia Maraini, la biografia di Dacia Maraini, sappiamo tutti che per un periodo, diciamo, il padre viene. Va a lavorare in Giappone dove viene tra l'altro rinchiuso in un campo di concentramento dove muore una delle sorelle di Dacia, poi torna in Italia, questa esperienza, una esperienza che poi lei racconta tra l'altro, poi vi dico anche dove, e poi l'incontro della vita, diciamo, di Dacia Maraini è sicuramente l'incontro con Alberto Moravia. Mi permetto una battuta piccola, piccola, piccola. Ecco, tra Elsa Morante e Dacia Maraini, con tutto il rispetto, c'è l'Oceano Atlantico, però di mezzo, insomma. Ma la ricerca non è questo che vogliamo dire oggi. Sicuramente la sua ricerca è molto importante e la sua presenza ancora oggi è molto importante. Ma qui chiudo perché era una battutaccia, però vabbè, mi viene spontanea quando penso appunto a la persona. Così delicata, così aggrappata anche, diciamo, a tutto un mondo particolare che lo circondava, penso a Pasolini, penso a Sandro Penna, insomma, a questi figli appunto di Elsa che lei si trascina con sé nel dolore fino alla morte. E ecco, il primo romanzo, diciamo, in cui Dacia Maraini evidenzia chiaramente la sua predilezione per le figure femminili e addirittura il 1962, La vacanza, con cui vince tra l'altro il premio Strega, suscitando una polemica che mi piacerebbe raccontarvi ma che vi risparmio. Ed è, diciamo, La vacanza, la protagonista è Anna e anticipa tutta una serie di ritratti, diciamo, di donne ammutolite, torniamo al tema della parola, ma ammutolite dalla realtà. E poi ci sarà Armida nel Treno per Helsinki, Isolina nel romanzo omonimo, Enrica nell'Età del Malessere, e Maria in A Memoria, eccetera. Marianna, nella lunga vita di Mariano Cria, siamo nel 1990, riassume in qualche modo, idealmente, ecco, il percorso compiuto anche dalle figure di donne che lei aveva già incontrato, già delineato. È un punto di arrivo, ma anche in fondo un altro punto di partenza. E Mariano Cria è, lo sappiamo perché sono sicura che l'avete letto, è una nobildonna siciliana dell'inizio del Settecento che testimonia una progressiva e lenta presa di coscienza del suo ruolo, ma soprattutto dei suoi diritti naturali primordiali, elementari,
vivendo in un ambiente corrotto e impregnato di pregiudizi che non solo le hanno prescritto, prefigurato e prescritto un destino di un ruolo, ma che soprattutto, vabbè, per chi non ha letto, lo rivelo poi più avanti, le hanno addirittura impedito proprio la parola genuina, la parola libera, la parola autonoma. E ufficialmente Marianna nasce femmina e mutola, mutola soprattutto. E va detto subito che la storia di Marianna Ucrìa è esemplare perché l'assenza della voce, così come avevamo sottolineato in partenza di questa piccola conferenza, non è più, diciamo, quella che era legata, diciamo, ad una tradizione storica. Qui è legata ad una tradizione di violenza fisica che viene incarnata in questa assenza di voce, cioè Marianna non ha voce a causa di una, diciamola così, anomalia fisica indotta. Anomalia fisica provocata, quindi non congenita. È muta e sorda in seguito allo stupro che ha subito da bambina a 5 anni, una violenza di cui nessuno parla, di cui lei non ha memoria, ma che è stata sicuramente una violenza perpetrata, discussa e censurata a livello maschile e padronale, mi veniva voglia di dire, paterno e non solo. E quindi in qualche modo di questa bambina resta, e di questa donna resta in fondo il corpo offeso dal silenzio, che troneggia, diciamo, questo corpo offeso dal silenzio, perché è un'offesa fisica, è un'offesa perpetrata, è un'offesa tra l'altro perpetrata negli anni poi, come vedremo. Perché ovviamente questo silenzio, questa incapacità di parola contrassegna il fatto che lei per parlare, non nel modo consueto e proprio per questo straordinariamente nuovo, dovrà rompere il contratto socio-simbolico che l'aveva resa muta. Quindi è un romanzo di grande forza simbolica, se noi lo vogliamo leggere in questo senso, e così lo voglio leggere io. Non come la storia, diciamo così, di un'evoluzione banale, ma qui siamo veramente dentro un percorso simbolico, mitologico di altissimo spessore. Perché, come dice lei in una pagina del romanzo, il silenzio è per me madre e sorella. Quindi io in questa identità del silenzio mi ritrovo, mi ha dato origine e mi fa anche compagnia. E quindi è quel silenzio che mi consentirà, ma arriviamo poi anche alle fotocopie, mi consentirà di cogliere e superare una genealogia, chiamiamola così, cioè una genealogia di donne che deve superare il sapere maschile, ovviamente con una forza e una ribellione che vedremo così come avviene. Perché proprio, diciamo così, intrecciando vita privata e vita collettiva, anche racconto storico, diciamo, anche esegesi della storia. Sappiamo che Dacia Maraini decide di scrivere questo romanzo davanti al ritratto di una sua antenata che si dice fosse muta, insomma, quindi parte anche dal privato, anche in bagheria ovviamente c'è molto della sua storia. Ma diciamo, la vita di questa nobildonna siciliana procede per gran parte del romanzo, secondo i dettami crudeli di un ambiente sordido, assolutamente. Viene sposata a 13 anni con il fratello della madre, il duca Pietro Ucrìa di Campo Spagnolo, barone, ve la leggo, della Scannatura, di Bosco Grande, di Fiume Mendola, conte di Salaparuta, marchese di Sollazzo e d'Italia, ecco, era un certo signore nobile, che le viene imposto dalla famiglia per motivi economici. Ovviamente il conte paga un prezzo altissimo per avere questa bellissima bambina, poi vi dico il resto, e tra l'altro, secondo la tradizione, Marianna partorisce numerosi figli,
tre femmine, Felice, Giuseppa, Nanina, due maschi, Mariano e il signoretto che tra l'altro muore molto piccolo. E la sua, diciamo, esistenza è, ve l'ho fotocopiato, in fondo trasmette, diciamo, un unico progetto di generazione in generazione: sposare, figliare e far sposare le figlie, farle figliare e fare in modo che le figlie sposate facciano figliare le loro figlie, che a loro volta si sposino e figlino. Punto. Un disegno chiaro, pulito, ma c'è nessuna contraddizione. Figliare. Ecco, come comunica Marianna? Anche questo è molto interessante. Marianna comunica col mondo esterno solo attraverso piccoli bigliettini, tra l'altro il padre gli aveva costruito una specie di altarino, diciamo così, su cui lei appoggiava i bigliettini, quindi il suo discorso scritto è un discorso curiosamente franto, curiosamente per brandelli. E anche questo è importante perché non c'è ancora un discorso di consecutio, è un discorso di brevi tratti di conoscenza. Tra l'altro, ovviamente, un dialogo non c'è, perché il dialogo è un dialogo di scrittura. Guardate che non è una scelta casuale, è un dialogo di scrittura perché fin qui le donne non hanno scritto, non appartengono al mondo della scrittura e quindi neppure a loro veniva rivolta un commento o una critica. Cioè, vi dicevo, per me però, io non vorrei rovinarvi la lettura di Dacia Magarini, per me anche questo ha un tratto simbolico fortissimo. Il dialogo è muto, ma scritto, ed è fondamentale. E tra l'altro, Marianna Ocria non solo comunica in questo modo, ma quello che è interessante è anche l'attesa. Cioè l'attesa tra la parola scritta che lei porge, diciamo, all'uditore e la risposta dell'uditore. Quindi anche questa fase, questa pausa, è una pausa sempre più lunga, ma noi ovviamente la possiamo interpretare come la pausa che noi attendiamo nel momento in cui rivolgiamo una frase, una riflessione al pubblico che la legge e, diciamo così, il pubblico essenzialmente maschile, perché tra l'altro con la madre ha pochissimi rapporti, come vedremo. E allora proprio questo silenzio arricchisce ancora di più. Diciamo il muro invalicabile che la separa dalla partecipazione alla vita che la conosce, che la racchiude. Però Marianna sente. Non è vero che è sordomuta. In realtà ha una percezione molto più raffinata della realtà che la circonda. Sente, che ne so, il vibrare del pavimento, sente il vibrare nell'aria e lei dice: io mi ricordo qualcosa, io ho qualche parola, ce l'ho dentro di me. E anche qui le abbiamo le parole dentro di noi, nascoste, non siamo ancora riuscite a tirarle fuori, non ci hanno impedito di esprimerle. Spesso le donne le hanno trascritte nei loro diari, spesso nelle loro riflessioni private, ma aspettare che qualcuno risponda a quella parola, ma noi abbiamo percepito lo stesso, dice ovviamente queste frasi. Ecco, la simbologia, guardate che è altissima, anche se non voglio rovinarvelo. E dice, allora Marianna, in fondo, proprio grazie alla menomazione che l'ha resa più attenta a sé e agli altri, riesce a carpire i pensieri di chi le sta accanto, proprio perché è sorda, perché è muta, è sorda che invece avverte che cosa gira nell'aria, cosa vibra nell'aria. Questo è straordinario, è ancora mitico e mitologico. E la microscrittura diventa allora la dimensione alternativa di Marianna, perché racconta una microstoria che riscrive la macrostoria. Ecco quindi il rapporto che sottolineavo prima tra il piccolo biglietto, la piccola risposta che è micro, ma è macro, perché riscrive tutta la storia del rapporto tra la donna, appunto, tra la femmina, come dice la tradizione, diciamo, non solo siciliana in questo momento, ma la donna e, diciamo, il campo che la separa dal resto del mondo in cui vive. E dice: non voglio che il mio pensiero, e qui torna un aggettivo molto importante, rimanga parola imbalsamata. Vedete che non si può parlare di Dacia Maraini
e di Mariano qui, senza ricordarsi che l'accusa che aveva dato a sua madre era quella di essere imbalsamata. Cioè bisogna veramente portarsela accanto, diciamo, alla ricerca di Dacia Maraini. E allora ecco che il pensiero scritto diventa scrittura viva, parola incarnata, nel senso che è proprio parola che, tra l'altro, portata ad altezza di ventre, perché così era quella specie di altarino, diciamo, che aveva studiato il padre perché lei appoggiasse su questo pezzo di legno anche scolpito con la cintura, ovviamente è il ventre che dà ancora la parola. Anche qui la simbologia è ovviamente molto raffinata. E la scrittura allora le trattiene le parole e in qualche modo anche supera la transitorietà dell'oralità. La parola che io pronuncio vola, va via, si stempera, si perde. La scrittura no, la scrittura resta e quindi resta come forma di generatività molto diversa da quella che era ovviamente la generatività prima. Ma lei ha un privilegio, diciamo così, rispetto alle altre sorelle, alle altre donne della sua famiglia, cioè ha il privilegio di poter accedere alla biblioteca paterna, cioè al mondo maschile della lettura, quindi al mondo maschile del sapere, al mondo maschile della conoscenza, dice la zia Teresa, corrotta dai libri. Ce l'ho, credo di averlo, mi ricordo, ma che penso di sì. Diceva la zia Teresa professa, suora, si sa che i libri guastano e che il Signore vuole un cuore vergine che perpetui nel tempo le abitudini dei morti con cieca passione d'amore, senza sospetti, senza curiosità, senza dubbi. Quindi, per favore, non leggete, donne, né curiosità, né dubbi, né riflessioni, niente. Assolutamente nulla. Qui dovremmo buttare giù la libreria. E la lontananza, diciamo, dalla consuetudine colloquiale diventa per lei un colloquio con Platone, Plutarco, Dante, Buonarroti, Vico, Ovidio, Lucrezio, ve li cito di corsa, Ariosto, Gaspara Stampa, Shakespeare e Milton, Voltaire e Rousseau, ma soprattutto sarà l'opera filosofica di David Hume che lei scopre, diciamo così, perché uno degli ospiti del palazzo era uno studioso che aveva lasciato in biblioteca degli appunti su David Hume, e questo contrassegnerà una sua riflessione molto importante. E inizia proprio partendo da questa rilettura dell'opera di Hume e del razionalismo di Hume, razionalismo delle sensazioni, tra l'altro, ma ci arriviamo, partendo dal legame molto particolare che la legava alla donna Giuseppa, che è semianalfabeta come tutte le nobili donne, ma che aveva imparato a scrivere per comunicare con la nipote sordomuta. Dice, per entrarci in una cucuzza della nipote mutola, per insegnarle la storia della Sicilia, del tradimento di cui nacque Bagheria, della guerra fra poveri e ricchi, e diciamo, intercalando il suo racconto con delle invettive rabbiose, mutola e babba, meglio morta che Marianna, mi pare una definizione, un'imprecazione assolutamente essenziale e vibrante, piuttosto che come Marianna meglio morire, insomma, perché sono mutola e babba, cioè figura, sicuramente era scema, poveretta, non parlava, cosa poteva essere se non scema, però la nonna, ecco anche qui lo sforzo di comunicare, scrive, impara a scrivere per comunicare con Marianna. Ed è dopo la morte della nonna che si scatena, tra l'altro, proprio in Marianna, un grande dolore, un sentimento di perdita molto forte, e allora ecco che qui in fondo torna quel mito di Demetra e di Proserpina, Core e Demetra, diciamo così, che è la ricerca di una figura materna che lei ha trovato nella nonna, ma che ovviamente non trova in questa madre, perché la madre è assente, incapace di intervenire, soggetta alle regole e alle leggi del padre, risucchiata in una dimensione patriarcale, anche perché forse qualcosa non sa. Però il rapporto tra madre e figlia e tra padre e figlia, ve l'ho fotocopiato, tra vita e morte è
in apertura del romanzo assolutamente folgorante. Un padre e una figlia, eccoli lì. Lui biondo, ricordatevi, bello, sorridente, lei goffa, lentigginosa, spaventata. Lui elegante e trasandato, con le calze ciondolanti, la parrucca infilata di traverso, lei chiusa dentro un corsetto amaranto che mette in risalto la carnagione cerea. La bambina segue nello specchio il padre che chino si aggiusta le calze bianche sui polpacci. La bocca è in movimento, ma il suono delle parole non la raggiunge. Si perde prima di arrivare alle orecchie, quasi che la distanza visibile che li separa fosse solo un inciampo dell'occhio. Sembrano vicini, ma sono lontani mille miglia. La bambina spia le labbra del padre, che ora si muovono più in fretta. Sa cosa le sta dicendo, anche se non lo sente. Che si sbrighi a salutare la signora madre, che scende in cortile con lui, che monti di corsa in carrozza, perché come al solito sono in ritardo. Marianna intanto si è precipitata nella camera da letto dei genitori, dove trova la madre riversa tra le lenzuola, la camicia gonfia di pizzi che le scivola su una spalla, le dita della mano chiusa attorno alla tabacchiera di smalto. La madre stringe a sé la figlia con un gesto di pigra tenerezza. Marianna vede le labbra che si muovono, ma non vuole fare lo sforzo di indovinare le parole. Fate la differenza. Sa che sta dicendo di non attraversare la strada da sola perché sorda com'è, potrebbe trovarsi stritolata sotto una carrozza che non ha sentito arrivare. E poi i cani, che siano grandi o piccoli, che stia alla larga dei cani, le loro code, lo sa bene, si allungano fino ad avvolgersi intorno alla vita delle persone come fanno le chimere e poi zac, ti infilzano con quella punta biforcuta che sei morta e neanche te ne accorgi. Non mi fermo sulla simbologia, ovviamente. Per il momento la bambina fissa lo sguardo sul mento grassoccio della signora madre, sulla bocca bellissima dalle linee pure, sulle guance lisce e rose, sugli occhi ingenui, arresi e lontani. Non diventerò mai come lei, si dice, mai, neanche morta. La signora madre le sta ancora parlando dei cani chimera che si allungano come serpenti, che ti solleticano coi baffi, che ti incantano con gli occhi maliziosi, ma lei scappa via dopo averle dato un bacio frettoloso. Il padre è già in carrozza, ma anziché sbraitare, canta. Il silenzio è un'acqua morta nel corpo mutilato della bambina che ha da poco compiuto i 7 anni. Cosa sta facendo il padre? La sta portando all'esecuzione di un bambino che ha commesso un furto. E la porta a questa esecuzione perché lui spera sempre che dinanzi a un dramma lei riacquisti la voce. Per dramma, dolore, l'ha persa, probabilmente spesso avviene, anche psicologicamente succede che un trauma superi e provochi, diciamo, un rilassamento muscolare e nervoso. Ma ovviamente la bambina non può cogliere l'avvertimento della madre perché è soggiogata, il padre, cioè, il cavaliere candido come la neve, guardate che la poesia, ripeto, annoiandovi, da cui siamo partiti, sono ancora versi che noi ritroviamo in Marianna Ocria, cioè le figure di questi padri, di queste madri ci sono assolutamente incarnate anche in Marianna. Ma è appunto davanti, diciamo, a questo spettacolo agghiacciante, proprio l'impiccagione che di questo ladruncolo che tra l'altro ha 13 anni, ha una scena che ha i caratteri veramente dell'inferno dantesco. Perché appunto noi sapremo molto più avanti che diciamo, il padre sceglie questi atti di violenza truculenti come rimedio estremo per esorcizzare quell'inconfessabile che lei ha subito a 5 anni, proprio a opera del futuro marito zio, così come lo chiamerà lei, cioè quello che l'ha comprata a suon di lire, di gioielli, diciamo così. E in fondo, ancora, la raccomandazione della madre è sepolta in un contenuto surreale. La figlia guarda la madre da sotto in su. Leggetelo, le labbra tonde appena velate da una peluria bionda, le narici annerite dalle tante prese di tabacco, gli occhi grandi, gentili e bui. Non saprebbe dire se sia bella oppure no. Certo, c'è qualcosa in lei che la indispone, ma cosa? Forse quel suo incedere a ogni spinta, quella quiete inamovibile, quel suo sprofondare nei fumi dolciastri del tabacco, indifferente a tutto. Ha sempre sospettato che la signora madre, in un lontano passato in cui era giovanissima, ha scelto di farsi morta per non dover morire.
Anche qui una scelta, diciamo, espressiva assolutamente perfetta. Di lì deve venire quella sua speciale capacità di accettare ogni noia con massimo della condiscendenza senza il minimo sforzo. Ha accettato di essere morta per non morire. È veramente il destino, tutto sommato, di molte donne di quella storia. Siamo nel Settecento, non dimentichiamolo, ma anche dopo, ovviamente. Ancora, chissà che aveva in testa, che aveva in quella testa sempre languidamente reclinata su una spalla la dolcissima signora madre. Possibile che sia entrata da una porta e uscita da un'altra senza fermarsi? Anche lei preda di una disposizione della mente acquisita con l'abitudine, con quella tendenza a impigrirsi dentro un letto sfatto, dentro una poltrona, perfino dentro un vestito in cui si assestava appoggiandosi con le carni molli alle stecche di balena, ai ganci, financo alle asole. Una pigrizia più fonda di un pozzo nel tufo, un torpore che la conteneva come un baccello contiene il seme duro, morbido, color della notte. Guardate i colori, il buio, il colore della notte, lo scuro. Dentro le sue scorze brune e buie era dolce la signora madre, appunto come un seme di carrubo, arresa da sempre al piccolo cosmo familiare, innamorata del marito tanto da dimenticarsi. Punto. Non dimenticarsi di qualcosa, ma dimenticarsi, punto. Si era fermata, fate questa immagine, con un piede nel vuoto e per non cadere si era seduta a rimirare affascinata il deserto davanti a sé. Ecco, devo dire che veramente questa è l'opera più alta anche dal punto di vista della scrittura narrativa di Dacia Maraini. Alta, meditata, con una grande riflessione, con una grande ricchezza anche poetica proprio, pastosa del linguaggio. E anche dopo la sua morte la figlia continuerà a ricordarla come una donna piena di paura, pavida, talmente timorosa di essere considerata di troppo da mettersi in un canto da sola. Morta per non morire, messa in un cantuccio senza che nessuno glielo chiedesse neppure. Troppo pigra per prendere una decisione qualsiasi, lasciava fare agli altri ma senza acrimonia. Il suo posto ideale era alla finestra con una ciotola di frutti canditi accanto, una tazza di cioccolato ogni tanto, un bicchiere di laudano, quindi un tranquillante, come sapete, anzi un sonnifero quasi, per sentirsi in pace. Guardate come torna il laudano nella nostra narrativa, da Svevo a Sibilla Aleramo e così via. Una presa di tabacco per la gioia del naso. Il mondo poteva in fondo apparirle come un bello spettacolo, purché non le chiedessero di partecipare. Era generosa nel battere le mani alle imprese altrui, solo spettatrice. Rideva volentieri, si entusiasmava anche, ma era come se tutto fosse già accaduto tanto tempo fa e ogni cosa non fosse che la ripetizione prevista di una storia già nota. Niente di originale, niente di scoperto, tutto sempre ripetuto con la stessa scansione. Del resto, tutte le donne della famiglia Ocria non è che trolignassero in qualche modo o si togliessero dalla tradizione di assoggettamento, sia quelle sposate, le zie, le figlie, o gravidanze, o vocazione al sacrificio, oppure, vabbè, insomma, il convento come luogo di svago. Solo Giuseppa, che è la figlia più saggia di Marianna, riuscirà a sfuggire, diciamo così, alle norme, intrecciando una relazione extraconiugale e instillando nella madre, tra l'altro, un barlume di coraggio per sfidare l'unità della famiglia, che le apparirà finalmente, diciamo, quel suo buon nome, dice, è un orco, un germano marino, un Ercole geloso che mangia con la voracità del maiale, questo, ovviamente questa permanenza del potere maschile. Allora troverà la forza di mandare, virgolette, al diavolo quella montagna di superstizioni ereditarie, per, diciamo, per riuscire a comunicare, per sentire con tutto il suo corpo di femmina e di mutola, ma con tutto il suo corpo. E allora, appunto, come vi dicevo, se della sua gola di pietra, così come la descrivevano i familiari, non usciva voce, in realtà lei aveva un udito molto più fino del normale. Lei dice: un orecchio diabolico capace di svelare i segreti delle menti e di carpire i pensieri di chi le stava accanto, dando corpo, virgolette ancora, alle parole più segrete e volanti che
che riecheggiavano misteriosamente dentro di lei. C'è questa capacità in più. Capita spesso, cioè anche nella realtà, che a un handicap corrisponda un affinamento di un altro senso, di un'altra qualità. E tra l'altro, la scrittura diventa proprio, come vi dicevo prima, parte del corpo. E il corpo accoglie l'unità della persona e raccoglie questa centralità di soggetto nella carnalità proprio sessuata della sua identità. Ed è proprio dalla carnalità abusata, negata e rifiorita il canale attraverso cui Marianna si confronterà con se stessa. E intanto la descrizione degli assalti sessuali del marito. Aveva ereditato dai padri un'idea dell'amore da rapace. Si punta, si assale, si lacera e si divora. Guardate anche la scelta della terminologia. Dopodiché si va via sazi, lasciandosi dietro una carogna, una pelle svuotata di vita. Qualche volta ha ceduto a quell'abbraccio da lupo, chiudendo le palpebre e stringendo i denti. Una corsa senza scampo, le zampe del predatore sul collo. Il fiato che si fa grosso, pesante, una stretta ai fianchi e poi la resa, il vuoto. Anche qui la descrizione che mi ricorda molto di Sibilla Aleramo, quando anche Sibilla in Una donna ricorda il dolore, diciamo, dell'assalto, chiamiamolo così, del marito e mette il muso dentro il cuscino per non urlare. Guardate che quando io vi ho sottolineato più volte in questo mio percorso la presenza di Sibilla Aleramo, una presenza fondamentale veramente per la narrativa italiana delle donne, per la scrittura italiana delle donne. C'è stata un'apertura, diciamo, veramente vertiginosa di una finestra che ha fatto uscire ed entrare ossigeno nuovo. E come avviene la riconciliazione di Marianna con se stessa? Necessariamente, prima di tutto, negando la conoscenza trasmessa dall'asse maschile. Scoprendo, diciamo così, in un corpo l'eros, e lo scopre tra l'altro accanto ad un servo, anzi al fratello di una domestica, Saro, che si è infilato, diciamo, in casa di nascosto e che lei trova che dorme nel letto accanto alla sorella, come rifugio, diciamo così. Ecco, Saro sarà colui che le fa scoprire la sessualità, che le fa scoprire naturalmente la bellezza di un rapporto d'amore, la bellezza di un corpo che vibra, la bellezza di un corpo che parla, finalmente. Sente le parole che Saro le dice, ovviamente, anche se naturalmente non le vede fiorire sulle labbra, le vede fiorire sulla sua pelle, è una svolta importantissima. Diciamo che a questo punto Marianna non accetta più nessuna mediazione, non accetta più nessun precetto maschile. I padri le avevano negato ogni rapporto con il suo corpo perché lo consideravano un loro possesso, un loro inalienabile patrimonio. Tra l'altro, Marianna si chiede se, no, c'era un altro pezzo che non vi ho citato. Lui sicuramente non si è mai chiesto se questo assalto le sia gradito o meno. Il suo è il corpo che prende, che inforca. Non conosce altro modo di accostarsi al ventre femminile e lei l'ha lasciato al di là delle palpebre calate come un intruso. E allora lei si chiede anche: ma la maternità che cos'è per me? È stata un'altra espropriazione? Perché Marianna non coglie immediatamente la sua potenzialità generativa. Dice: ha trasferito, dovreste averla, sui corpi dei figli in trasformazione il proprio corpo. Cioè, ce l'avete? Sì. Privandosene, come se l'avesse perso nel momento di maritarsi. Ed è entrata, uscita dai vestiti come un fantasma, inseguendo un sentimento del dovere che non nasceva da inclinazione, ma da un cupo e antico orgoglio femminile. Nella maternità ha messo la sua carne, i suoi sensi, adeguandoli, piegandoli, limitandoli. Ma si può vivere senza un corpo, come ha fatto lei per oltre 30 anni, senza diventare la mummia di se stessi, senza diventare di gesso, come era diventata la madre?
E allora scaturisce, diciamo, appunto, si accorge di avere il corpo proprio quando a 40 anni, diciamo, scopre in questa figura del giovane Saro, lei lo descrive dagli occhi penetranti e dolcissimi, che è un ragazzo però, un interrogativo bruciante, che ci siamo forse poste in tanti, in tante. Può una donna di 40 anni, madre e nonna, svegliarsi come una rosa ritardataria da un letargo durato decenni per pretendere la sua parte di miele? Che cosa glielo proibisce? Niente altro che la sua volontà? O forse anche l'esperienza di una violazione ripetuta tante volte da rendere sordo e muto tutto intero il suo corpo? Anche qui, guardate che è una riflessione di grande bellezza, che riguarda molte di noi, cioè ha riguardato molte di noi. Credo che, anche se, vabbè, insomma, non dico che siamo scivolate, cadute nella tentazione, come si direbbe in termini patriarcali, ma ci siamo chieste tante volte, a delle diverse età, stagioni del nostro corpo, ma possiamo ancora davvero noi avere dei desideri? Siamo legittimate ad avere dei desideri? Pensate in quegli anni, cosa voleva dire, pieno 700, una donna che, dopo la morte del marito, peraltro, quindi legittimata ad avere qualsiasi rapporto. Beh, sapete che la tradizione cattolica imponeva alle donne 30 anni di vedovanza, insomma, quindi nessun rapporto, tant'è che c'erano le preghiere per le vedove, nelle litanie, che almeno io nel Medioevo ho pronunciato, e nel mio Medioevo c'era la preghiera per le vedove, perché le vedove restassero caste, insomma, non so, poveracce, perché, ma dovevano restare caste, quindi si pregava perché loro non avessero altri desideri, ne avevano avuto, non so, uno forse, non lo so, però come altri no, punto. Ed ecco appunto questo interrogativo, è un interrogativo molto femminile, ma molto corporale, vorrei dire, utilizzando un romanzo bellissimo di un altro scrittore. Adesso mi viene in mente anche il nome, ma l'Alzheimer non mi abbandona mai. Cioè, ma io in fondo, come donna adesso a 70 anni, posso permettermi il lusso di andare a farmi le mesh stamattina o sono fuori rotta? Una battuta. Perché uno se lo chiede qualche volta. Allora mi compro un vestito blu o mi compro un vestito a fiori, ma me lo concedo? Ecco, adesso qui ovviamente siamo a livelli molto più alti, ma insomma io ho diritto a qualsiasi stagione della mia vita di avere un corpo, di avere una personalità, di avere una creatività, di avere un'immaginazione, di avere la volontà di fare un investimento. Sì, dice lei, e se lo chiede appunto a 40 anni. Guardate, era una stagione per quegli anni di grande maturità, non dico che paragonati ai 60, ai 40 di allora, ma lei non sa ancora l'inganno e la menzogna, non la conosce ancora. E allora ecco che dentro una febbre improvvisa di evidentissima origine psicosomatica, in una specie di sogno incubo, lei vede, che è di chiara matrice freudiana, vede il marito defunto e una seconda figura maschile che si sovrappongono e le fanno un solito salasso che si diceva purificasse il sangue. E che è, tra l'altro, voi sapete, una operazione ancestrale, mitologica, l'idea del rinnovamento del sangue attraverso il salasso, e, beh, con tutte poi le conseguenze, come si chiamavano, aiutatemi, le sanguisughe, cioè l'idea appunto che tant'è che quando, almeno nel mio medioevo del paese, quando uno impazziva si diceva ha avuto un cambio di sangue, un giro del sangue, addirittura si pensava che avesse un'influenza anche psicologica, psichiatrica addirittura, il giro del sangue. Tutto era ovviamente incarnato lì, il maestro di sua madre e il sangue qui. È un passaggio importantissimo. Il salasso la purifica, le toglie il sangue marcio che era dentro di lei, anche qui ovviamente simbolico. E allora interroga il fratello Carlo. E le chiede: ma io ho nella mia testa delle parole, ma io sono sempre stata mutola? Una sera si erano sentiti dei grilli da accapponare la pelle e Marianna, con le gambe sporche di sangue, era stata portata via, sì, trascinata dal padre, da Raffaele Cuffa. Strana l'assenza delle donne.
Il fatto è che sì, ora lo ricorda lo zio Pietro, quel capraro maledetto. L'aveva assalita e lasciata mezza morta. Sì, lo zio Pietro, ora è chiarissimo. Come aveva potuto dimenticarlo? Per amore, diceva lui, per amore sacrosanto, che lui l'adorava quella bambina e se n'era nisciuto pazzo, ma aveva 5 anni quella bambina. Ma com'è che aveva perduto la memoria della tragedia? A volte la vita ci salva, nascondendoci la verità. E dopo, sì, dopo, quando Marianna era guarita, si era visto che non parlava più, come se zac! Guardate quel zac! Le avessero tagliato la lingua. Il signor padre con le sue ubbie e il suo amore esasperato per quella figlia, per regalarla poi a 13 anni a quello stesso zio che l'aveva violata quando ne aveva 5. La piccola testa ha cancellato ogni cosa, non sa, e forse è meglio così. Lasciamola nell'ignoranza, povera mutola. E non sarà lui a rinverdire la memoria mutilata. Dopotutto si tratta di un segreto di famiglia. È il fratello che parla. Di un segreto che neanche la signora madre conosceva. Un affare fra uomini. Un delitto forse, ma ormai espiato, sepolto, che serve a infierire. Dimenticalo. Questa è ovviamente la ricostruzione del fratello. Si era trattato di un affare tra soli uomini, ovviamente. Il segreto di una famiglia concepita come centro e modello di un dominio che rigorosamente andava rispettato anche nel momento in cui quella bambina di 5 anni arriva con il sangue lungo le gambe, che è un'immagine, diciamo così, assolutamente forte e crudele, ma verosimile, nel senso che è quella la violenza, insomma, si deve vedere, ecco. E ora, adesso ha finalmente capito Marianna perché il corpo ha ritrovato la parola e la forza e la voce. Quella forza misteriosa gliel'ha data proprio Saro, il corpo risvegliato, il corpo dell'amore. E allora appunto Marianna dice basta, adesso proprio basta, non voglio più sapere. Anzi, l'unico mio patrimonio, patris munus etimologicamente, lo lascia ai figli. E Marianna se ne va. Vi ricordate quando parlavamo di Arturo che se ne va e lascia l'isola? Anche Marianna lascia l'isola. E il passaggio, diciamo, da un luogo circoscritto al mare immenso, ovviamente, è il segno di un passaggio di nascita, di rinascita. Ovviamente, è uscire da un utero di costrizione e navigare verso un paesaggio diverso. È proprio appunto il margine dell'isola che va superato. E tra l'altro va assieme alla sorella di Saro, nonostante Saro l'abbia implorata, lei lo fa sposare addirittura con una ragazza dell'isola, l'era innamoratissima anche lei di questo ragazzo. C'è tra l'altro anche il notaio a cui lei affida le pratiche per lasciare tutta la sua eredità ai figli, proprio per liberarsi, ecco, si vuole liberare di tutto quello che era ingombrante nella sua vita. Anche lui le fa una profferta d'amore e di matrimonio, lei. Come dice, grazie, già avuto. La cosa bella io me la porto con me. L'ho avuta, ho avuto Saro. Non toccatemelo, quello è il mio miracolo grande. E allora, perché il corpo l'ha risvegliato lui, lei ha risvegliato il corpo assieme a questo ragazzo. Strano, un servo, tutto sommato. Anche qui, guardate che la simbologia, cioè la principessa che ovviamente trova nel servo la fonte della vita. Va a Gaeta, Napoli, Roma, Firenze. E nel suo vagabondare solitario si interroga sul sistema sociale di ingiustizia e di ipocrisia su cui poggiano i fondamenti della sua polis, ma non solo della sua polis Sicilia, della polis in cui vivono le donne in quel momento, ovviamente in Italia e nel mondo. E nessun legame deve trattenerla, appunto, vi dicevo, né quello per i figli, né la nostalgia per Palermo e per Sara, ovviamente. La tormenterà, però lei è più forte e soprattutto lei dice: non voglio avere una casa, voglio averne una sulle spalle come una chiocciola per andare senza meta, girovagando come una nomade curiosa di conoscere gente diversa, di penetrare nuovi spazi. Perché per adesso, Marianna dice, vale solo il presente in cui io agisco. Non c'è né partenza né punto d'arrivo, ma soltanto l'andare. La mia stanza l'ho trovata, me la porto appresso. Ecco, questo devo dire è secondo me
il significato più alto di questo romanzo, che incornicia, ecco, tutta l'opera di Dacia Maraini, ma incornicia anche e conclude, io spero decentemente, anche questo nostro piccolo percorso, che ci dà la dimostrazione come siamo partiti dal primo Novecento, siamo arrivati al 1990 e i problemi da affrontare sono ancora gli stessi, ma sono ancora gli stessi anche negli ultimi romanzi, nelle ultime opere, non solo di Dacia Maraini, ma anche di molte altre donne che scrivono. Grazie per avermi seguita, grazie di tutto, dell'attenzione e della pazienza. E se ci sarà spazio, sarò al vostro tormento anche l'anno prossimo. Ma non è un modo di prendere spazio, insomma, cioè non tempo e luogo e cose da fare ne abbiamo tutte tante. Insomma, mi dispiace che si perda la ricchezza di questa narrativa. Stamattina spiegavo ai miei ragazzi Gina Lagorio, e raccontavo agli studenti un libro bellissimo che non si stampa più, che è un ciclone chiamato Titti. Gina Lagori è stata compagna di Garzanti, si stampa nel libro della tua compagna, insomma, se non altro per raccomandazione, no? Uno dice gli stampi. Non c'è, ed è il libro più bello, io credo, sulla maternità. Maternità come gioia. Dicevo ai ragazzi, giuro, l'ho detto, no, però toglimelo dalla registrazione che non posso dirlo, andate in biblioteca, ve la fotocopiate, pazienza, non c'è, però è un libro da leggere. Io ne avrò regalato 100 copie da tutte le mie amiche e anche le ragazze che partorivano, perché ecco lì, per esempio, è la gioia della maternità, di una maternità che mi piacerebbe raccontarvi l'anno prossimo, e che avviene dopo 14 anni, cioè ha una seconda figlia, diciamo, dopo la prima a 14 anni, e questa figlia lei la descrive veramente come il ciclone che entra nella vita, ma che la fa rinascere, ma con delle immagini e con una ricchezza di gioia proprio della maternità che raramente si trova. Siccome generalmente parlo di maternità tristi, ecco quello, ma non l'ho trovata, non l'hanno più ristampato. Gina Lagorio è scomparsa con libri nelle biblioteche, l'ho trovata. Un ciclone chiamato Titti. Non perdetevelo, ho detto, se avete voglia di leggervi un libro in un pomeriggio che vi riempia di gioia e vi faccia riscoprire la gioia vera della maternità, anche la rabbia, cioè quando io, la bambina che prende la borsa, prende il rossetto, mettiamolo via, poi prende il portamonete, mettiamolo via, finché alla fine si mette in bocca la scarpa. Cioè questa idea del contrasto madre-figlia, ma vivo, vivace, delle immagini bellissime, ecco, ve lo lascio come memoria per quest'estate, ma non lo trovate, se non nelle biblioteche. E allora fate quello che non si può dire, cancellatelo. Si fotocopia. Io ormai lo regalo alle mie studentesse drammaticamente che partoriscono, ne ho una copia mia trovata al mercato dell'usato, pensate voi, trovata lì, e che fotocopio, faccio rilegare e la regalo come dono per la maternità, ed è una gioia infinita, vi assicuro. Per cui parliamo sempre di cose tristi, c'è anche, ma forse parleremo di questa Gina Lagorio meravigliosa di cui nessuno parla più, e neanche la Garzanti, mi fa un po' rabbia, devo dire. Una raccomandazione Lidia poteva dargliela. L'ho fatta. Ho implorato la Garzanti dicendo, insomma, fate, dedicate, non so, non dico niente, pare. Sono disposta a non farmi pagare, ve lo ripubblico, ve lo studio, ve lo approfondisco. Gratis. Perché poi c'è anche Tosca dei Gatti, va bene, insomma, un altro romanzo splendido che ha scritto delle cose meravigliose, ma non solo lei, insomma, ecco, ci sono scrittrici che morte per non morire. Sono donne, no? Eh beh sì, non esiste la scrittura. Non so se avete visto il numero, c'è stata anche una risposta simpatica, dopo vado, dovevo essere già dall'altra parte. E, sul Mattino, 20 giorni fa, una domenica, Nicolò Menniti, che tra l'altro è un mio carissimo amico, che io ritengo anche un buon giornalista, ha pubblicato una riflessione sulla scrittura del Veneto, intervistando 10 scrittori e una scrittrice, che non conoscevo, peraltro. E una ragazza ha risposto, voglio un'altra pagina con 10 donne e uno scrittore. Ci sarà mai.